Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi un nuovo video tipologia svuota la spesa. So che vi piace molto questa tipologia di video e siccome mi è appena arrivata la spesa e stavolta ho comprato diverse cosine che si trovano nei supermercati qui in Olanda e non in Italia, quindi so che vi possono interessare molto e quindi ho deciso di filmare appunto un nuovo video di questa tipologia che, se vi piace, inserirò più spesso nei miei video. Potrei farla diventare appunto una tipologia ricorrente sul mio canale, fatemi sapere. Quindi, bando alle ciance, ricordo semplicemente, faccio solo una piccola parentesi come faccio sempre in questi video, questa è la mia spesa di questa volta, ma non è la spesa che faccio sempre, quindi non prendo sempre le stesse cose, alcune cose già le avevo, altre appunto non le ho prese, quindi questa non rispecchia la spesa esatta che io faccio ogni volta, vi faccio semplicemente vedere quello che ho preso stavolta e ricordo anche che non sono nutrizionista dietologa e con questo video non voglio insegnare a nessuno cosa mangiare o che cosa ordinare dal supermercato, quali ingredienti avere a casa, assolutamente no, vi faccio semplicemente vedere quello che ho acquistato stavolta io, ecco, tutto qua. Quindi andiamo a spacchettare assieme la spesa di oggi perché ho preso davvero tantissima roba, quindi prevedo che questo video sarà lunghetto e vi auguro una buona visione. Ecco qui la spesa, come sapete arriva sempre in queste casse blu, se seguite questa tipologia di video ormai le conoscete, poi vanno restituite all'ordine successivo, mentre nella busta trasparente ci sono tutte le cosine dal frigorifero. Vi faccio vedere intanto queste due cosine che sono surgelate, vanno nel freezer. Ho preso, questi sono degli schnitzel di pesce, il brand sarebbe il nostro Findus, infatti il logo appunto è uguale, però qua in Olanda si chiama Ichlo. E poi ho preso niente di speciale, ho preso semplicemente il prezzemolo surgelato già tritato. Poi udite udite, sono tornati i miei Starbucks preferiti, quelli natalizi, c'è il white chocolate mocha che l'anno scorso ho amato e poi è uscito questo nuovo frappuccino al gusto creamy mocha delight che invece è nuovo, l'anno scorso non c'era, quindi sono molto molto curiosa. Già il pack è bellissimo, vorrei che lo facessero con lo sciroppo alla menta perché il mio preferito è il white chocolate mocha con sciroppo alla menta, adoro. Comunque sì, devo approfittare perché questi sono sempre sold out, quindi sono stata molto fortunata a trovarli. Frutta, ho preso fragole, mirtilli, lamponi che non trovavo da tantissimo e finalmente sono di nuovo disponibili. Questo succo fresco, queste sono delle spremute fresche che fa il supermercato, sono buonissime e stavolta ho preso arancia, mango, frutto della passione, mela e chia. Infatti li vedete i semini di chia all'interno, questo è buonissimo, di solito li bevo a colazione. Poi ho preso un avocado, uno di numero, e mi sembra già pronto, tra l'altro, quindi molto morbido. E poi ho preso la menta perché qui in Olanda va molto di moda e l'ho scoperto, mi piace tantissimo, il tè caldo alla menta. Ci metto semplicemente l'acqua calda, un po' di menta, miele e un pochino di limone ed è buonissimo. Poi, sempre dal banco frigo, ho preso questa mi sa che ve l'ho fatta vedere in un vlog, e sono delle soda, delle bibite frizzanti della Chupa Chups, ho provato anche quello alla fragola, sa che era fragola e panna, ma il mio preferito è lampone e panna. Sono molto zuccherose, molto dolci, infatti ne prendo una ogni tanto, ma approfitto, appunto ve la faccio vedere in questo video, non so se ci sono in Italia, non credo. Sì, molto interessanti, anche se appunto tanto tanto dolci. Poi di queste adoro il pack alla follia, ragazzi, sono anche queste, sono delle bibite frizzanti, delle soda, ma queste contengono caffeina, quindi le bevo di solito la mattina, comunque quando devo svegliarmi, e contengono anche collagene, sono entrambe senza zuccheri, cambia semplicemente il gusto, insomma. Questa è la versione classica, mentre questa è la versione ai frutti di bosco. Non ho ancora capito se queste le compro perché mi piacciono o perché mi piace il pack, forse tutte e due. Poi, allora, io ho appena scoperto, ragazzi, che esiste la crema di formaggio brie, cioè a me la crosta, come si dice, anche se è morbida, è comunque la crosta, giusto, del brie, non fa impazzire, e ho scoperto che qui vendono
magari esiste anche in Italia, io non lo sapevo, ok, l'ho scoperto adesso, e ho scoperto che vendono appunto la crema di Brie, che sarebbe soltanto la parte morbida e spalmabile, stavo per dire spalmosa, la parte spalmabile del Brie, e quindi già prevedo che questa mi piacerà tantissimo. Poi ho voluto provare questo Philadelphia Extra Proteine. Non penso che in Italia si trovi, qui ci sono alcuni gusti di Philadelphia che sono un po' particolari, appunto tra cui c'è questo. Spero che il sapore non cambi, perché a me piace il sapore del Philadelphia classico. Non mi piace tantissimo neanche la versione light, se devo essere onesta. Prenderei quella senza lattosio, ma purtroppo in Olanda non esiste. Poi ho preso le fette di formaggio cheddar. Purtroppo non sono buone quanto le nostre sottilette, ma ci accontentiamo. Hanno anche un colore diverso rispetto alle nostre sottilette, ma appunto questo è quello che troviamo qua. E poi ho preso il prosciutto crudo, questo lo avete già visto in altri video, quasi sempre in tutte le spese che faccio c'è il prosciutto crudo, e questo è molto più buono rispetto a quello di Parma. Li ho provati entrambi e questo è mille volte meglio del marchio del supermercato, però ovviamente la scritta è in italiano. Altra cosina che ho preso, ma che già conoscete molto bene, è lo yogurt Alpro naturale, quindi yogurt bianco, e non è in realtà yogurt perché è a base vegetale, però mi piace un sacco, e visto che penso di essere intollerante al lattosio, cerco di evitarlo, questo essendo base vegetale non mi fa male, ed è anche più delicato come sapore rispetto tipo allo yogurt greco, che anche mi piace, però è molto forte come sapore, questo è più un po' più sì dolce, delicato. E ultima cosina che ho preso è il succo al pompelmo, questo lo mischio alla spremuta d'arancia e lo bevo la mattina, però faccio sempre metà e metà, metà succo al pompelmo, metà spremuta d'arancia, che è quello che di solito chiedo negli hotel quando faccio colazione, se posso. Poi, sempre sezione yogurt, ho preso questi 4, li conoscete anche questi bene, li prendo spesso, e yogurt bianco con le palline al cioccolato, sono tipo i nostri Müller. Poi, invece, stavolta ho preso anche questi, e guardate che carino il logo, c'è disegnato un mulino. È troppo carino. Ho preso questi 2 yogurt alla fragola, non so se sono buoni, appunto è la prima volta, ne ho presi 2 giusto per provarli. E poi, oh mio Dio ragazzi, questo è il mio nuovo brand preferito, tutte le cose di questo brand, che io non so pronunciare, Bon Maman più o meno, e sono buonissime, e stavolta ho voluto provare la crème brûlée, che è uno dei miei dessert preferiti. Poi schifezzuole, molta cioccolata. Allora, sono molto molto delusa dalla confezione delle cioccolatine Kinder, perché avevo preso quella con San Nicolò, e ci tenevo anche a farvi vedere che qui sulla confezione non c'è Babbo Natale, ma c'è San Nicolò, che sarebbe Sinterklaas, che arriva qui il 5 dicembre nel nord-est da noi, a Trieste arriva nella notte tra il 5 e il 6, e io l'ho sempre festeggiato molto di più rispetto a Babbo Natale, quindi sì, ero tutta contenta e stavo aspettando la mia confezione con San Nicolò, invece mi sono beccata la confezione classica, niente di speciale. Poi ho preso gli Oreo al lampone, ragazzi, lampone e vaniglia, mi ispiravano particolarmente, sono nuovi e sono curiosa di provarli, penso che in Italia non ci siano, ma anche questo ditemelo voi, tanto ogni volta che vi dico che una cosa in Italia non c'è, c'è sempre qualcuno che in Italia riesce a trovarla, quindi ecco, ditemi voi. C'era anche la versione gialla, con il pack giallo, ma non ricordo che gusto fosse, però appunto ho scelto questo al lampone. Poi, altra cosina che ho preso, ragazzi, questi sono tipici per la colazione olandese, cioè la tipica colazione olandese sarebbe una fetta di pane con del burro e poi sopra questi coriandolini di cioccolato, li fanno in tantissime versioni diverse, c'è il mix di cioccolato bianco al latte fondente, in questo caso io ho preso quello fondente, ma mi sto rendendo conto in questo momento che non è solo fondente ma extra fondente, quindi non so se sarà buono. Non lo prendo spesso in realtà, anzi erano secoli che non lo prendevo, ma sono quelle cose che ogni tanto ti tornano in mente e ti va di rimangiarle, quindi
li ho presi ed ho preso anche la confezione parecchio grande. E questo tra l'altro è il brand più classico che li fa, quindi questa è proprio parte della colazione più tipica possibile, classica olandese. Altra cosa che ho preso è questo mix per cioccolato caldo della Nestlé. C'è anche di altri marchi, ma sono sempre tutti sold out, quindi riesco a trovare sempre solo questo della Nestlé. Già l'avevo preso e ho finito il pacco da poco. Mi è piaciuta molto, anche se ci vuole molto cioccolato, e questo si fa con l'acqua, quindi viene più leggera rispetto al cioccolato normale, insomma quello con il latte. E sì, è molto molto buona ed è iniziata la stagione della cioccolata calda, quindi dovevo assolutamente fare scorta. E poi altra cosina che ho preso anche il Nesquik. Super super semplice questo, scommetto che questo in Italia c'è, no sto scherzando, ovvio che c'è. Quindi sì, ho preso il Nesquik, che invece faccio di solito con il latte e freddo. Questa cioccolata, non ditemi che compro le stesse cose, questa cioccolata con l'acqua calda, e questo invece lo faccio freddo con il latte. E poi ho preso il latte semplice, niente di particolare, senza lattosio, parzialmente scremato. Altre cose molto a random, sempre di questo brand Bon Mama, ho preso anche, sono tipo plum cake però al cioccolato, buonissimi, hanno il ripieno al cioccolato ragazzi, sono fantastici. Poi ho preso i nachos, quelli semplici, naturali, come sapete non mi piacciono le patatine che hanno gusti particolari, mi piacciono solo quelle naturali, quindi no paprika, no aglio, no qualsiasi, niente, cioè solo naturali. Poi ho preso questi cracker al pomodoro, origano e sale, sono molto molto buoni. E simili, ho preso anche questi, sempre dello stesso marchio Wasa, che sono tipo dei cracker salati con rosmarino e sale. E poi, sempre sullo stesso, diciamo, tema, ho preso anche queste ciabatte, sono tipo anche questi come dei cracker, però più spessi e più friabili, anche questi con rosmarino, sono molto buoni, li ho già provati. E poi ho preso questi biscotti, sono biscotti molto semplici e leggeri per la colazione. E poi ho preso il pan grattato, che si trova in queste confezioni qui di carta, e questa che è la loro panna da cucina, che purtroppo non è molto simile alla nostra panna da cucina italiana perché è molto più liquida, quindi è un pochino diversa, ma il sapore comunque è lo stesso, è semplicemente appunto un pochino meno densa rispetto alla nostra. E poi altre cose completamente random, ho preso i semi di chia che avevo finito, questi li metto sempre nei frullati, anche nello yogurt la mattina a colazione. Poi ho preso la salsa teriyaki, mi sta piacendo tantissimo fare il pollo a pezzettini con la salsa teriyaki, viene buonissimo. Poi questa è italiana, c'è scritto anche in italiano, salsina di pomodoro e verdurine, buonissima, della Mutti, la trovo appunto qua al supermercato e la prendo sempre, non può mai mancare perché per il soffritto per me è buonissima. Poi questo sì che c'è anche in Italia ed è l'insalatissima Rio Mare con mais, carote ed olive. E parlando di olive, se mi conoscete sapete che a casa mia non possono mai, 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 mai mancare le olive verdi. E quindi ho fatto, insomma, non scorta, perché quando faccio scorta ne prendo tipo 5 di barattoli. Stavolta ne ho preso uno. Poi il mio solito tè freddo della Fusti, quello che mi sta piacendo di più è questo al lampone e menta, buonissimo, anche se mi sta piacendo molto anche kiwi e mela. E poi qui del reparto drogheria ho preso l'acqua distillata per il ferro da stiro, le salviettine struccanti che non uso per struccare il viso, ci tengo a specificare, non consiglio di utilizzare le salviettine, le uso semplicemente per pulire le mani quando filmo, se faccio swatch sulle mani, e quindi poi per pulirle appunto prima di lavarle senza sporcare tutto ovunque con il make up, vado subito a rimuovere con queste salviettine, che tra l'altro scioglilingua livello pro, se riuscite a pronunciare questa parola, guardate quanto è lunga, penso che anche per gli olandesi non sia facile pronunciare tutta questa parola. E poi ultima cosa,
ho preso gli Scottex, niente di particolare. Di solito in realtà non prendo questi di questo marchio perché sono troppo piccoli, ma quelli che piacevano a me erano sold out. Questo è quanto, mio family, per il video di oggi. Spero davvero che vi sia piaciuto. Se ci sono delle cosine tra quelle che vi ho fatto vedere che già avete assaggiato o che si trovano in Italia, ma magari io mi sono sbagliata, scrivetemelo nei commenti, perché sono qui da 3 anni ormai in Olanda e mi sono un po' dimenticata le cose che si trovano in Italia, oppure alcune sono uscite nel frattempo e io non lo so, non lo sapevo, quindi fatemi sapere. Vi ricordo anche di mettermi like al video, mi raccomando, se vi è piaciuto, e iscrivetevi al canale, attivate la campanella se ancora non l'avete fatto. Io vi mando un bacio gigantesco, come sempre. Siete pronti per il nostro abbraccio finale che non può mai mancare? Venite qua che vi abbraccio forte, 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 fortissimo. Io vi aspetto domani con un nuovo video, sempre alle 17:30. Ciao!